Bentornati, bentornati a tutti quanti, a tutti i nostri radioascoltatori. Puntata numero 21 di Video Boom su Sesto Network. Ultima puntata di maggio, un altro mese ce l'abbiamo fatta, Francesco. Ci siamo quasi, stiamo chiudendo con il mese di maggio queste 21 nostre trasmissioni. Siamo veramente felici perché dietro c'è stato tutto un trascinare in novità, partendo dalle, come dire, tutte quelle che sono state le nostre proposte, le nostre piccole provocazioni letterarie e i nostri piccoli consigli, che vedo che sono stati veramente apprezzati da chi ogni volta ci scrive, ci comunica, ci richiede tutto, i libri, i CD, DVD, i film che abbiamo consigliato. Elios, ti posso dare un consiglio anch'io? Devi stare vicino al microfono. Ok, così va meglio. Prova. Perfetto, è perfetto. Questo okay. per dire che direbbero moltissimi che è una trasmissione azzeccata, perché c'è stata la determinazione da parte di Elios, che ha voluto fortemente questo programma, e poi c'è stato un team, che non voglio mai dimenticarlo, che è il team dei nostri colleghi delle biblioteche, che hanno veramente dato un contributo, lo chiamerei scientifico, rispetto a quella che è questa trasmissione. Sì, sicuramente li ringraziamo tutti, uno per uno, tutti quelli che sono intervenuti, tutti quelli che ci hanno dato una mano. E poi appunto la cosa bella, come dicevi te, è che in tanti poi hanno chiesto consigli su libri che abbiamo proposto, su film, su posti anche, perché non dimentichiamo che abbiamo invitato anche amici che sono sparsi in giro per il mondo, che ci hanno consigliato posti da visitare. Abbiamo consigliato anche noi delle gite fuori porta che magari abbiamo fatto in passato, che sono fattibili da tutti quanti, grandi e piccini. Poi ci sono state trasmissioni anche molto divertenti. Una delle mie preferite è stata quella sugli aperitivi letterari, e anche quella di ieri sui cartoni animati e fumetti mi ha fatto divertire parecchio. Dopo dobbiamo chiedere anche a Erika qual è il suo cartone animato preferito. Beh, Erika, poi figlia degli anni 90, chissà che cosa ci proporrà. Chissà che cosa ci proporrà, però questo dopo. No, volevo dire che anch'io ho portato a casa un sacco di informazioni utili, un sacco di proposte che poi ho portato nella mia famiglia, perciò tutti i consigli. Vabbè, ieri è stato spettacolare l'incontro con questo meraviglioso regista mondiale di animazione Miyazaki, e con tutto ciò che è stato spiegato, ma non solo, nel senso che la divertente puntata che abbiamo fatto sui film, adesso mi viene in mente Basilicata, Cost to Cost, mi viene in mente tutte queste cose naturalmente si possono trovare sul podcast di Sesto Network. Cercate, andate lì dove si vede la radio, mettete repliche, scegliete Biblioboom e i contenuti sono tutti presenti. Perciò se non riuscite a seguire una delle nostre trasmissioni, abbiamo la possibilità di poterla riascoltare in podcast. Elios, ma c'è una novità da settimana prossima? E chi lo dice ai nostri ascoltatori? Infatti, volevo forse è meglio parlarne subito, perché già dovevamo dirlo ieri, poi alla fine siamo arrivati sempre lunghi come il nostro solito, quindi anticipiamo questa volta e lo diciamo subito all'inizio, così non abbiamo scuse. La settimana prossima cambierà la programmazione di Sesto Network, di Biblioboom in onda su Sesto Network. Fino adesso siamo andati in onda il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 10:30 alle 11:30. Da settimana prossima diminuiamo un po' le puntate, quindi andremo in onda il giovedì, stesso orario, dalle 10:30 alle 11:30. Questo sarà, diciamo, l'orario estivo, mettiamola così. E questo orario dovrebbe essere anche quello definitivo, diamolo un po' in anteprima. Dovrebbe poi proseguire anche da settembre
in poi, poi magari non sarà il giovedì mattina, però comunque una puntata alla settimana sicuramente, sicuramente ci sarà. Quindi martedì sintonizzatevi lo stesso su Sesto Network e ascoltatevi una puntata che è registrata di tramite replica, podcast. Di quello replica. Potete farlo. Quello lo facciamo, quello manderemo. Elio, scusa, devi abbassare un po' il volume. Oggi è un po' così. Del tuo... Oggi è così, sì. Abbassiamo. Allora, volevo solo dire che per il mese di giugno, al martedì e al venerdì andranno le repliche. Inizieremo dalla prima puntata e ci porteremo avanti per tutto il mese di giugno. Invece la diretta per tutto il mese di giugno sarà il giovedì. Perciò, ragazzi, è fantastica questa cosa. L'abbiamo pensata, è stata condivisa, sta piacendo. Perciò, come diceva Elios, sarà sicuramente bello poterla continuare anche da settembre, con delle novità pazzesche. Ricordiamoci che questa trasmissione si collega con due nazioni europee tutti giovedì o venerdì, e anche da lì arrivano approfondimenti legati sia ad eventuali nostri viaggi in queste due città, ma anche rispetto a dei consigli alla lettura meravigliosi e fantastici, con la nostra Antonella da Londra e con la nostra Barbara da Lisbona. E devo dire che l'argomento di oggi è meraviglioso, però non lo smarmelliamo subito, Elios. Ok, allora cosa facciamo? Direi di iniziare con la prima canzone e poi dopo vediamo, proviamo un po' a sentire Erika, vediamo che fine ha fatto. Anche cosa se in ferie, vediamo se riesce a darci un contributo. Sesto Network, 10:41 minuti primi, siamo su Biblioboom, con noi Erika, buongiorno. Buongiorno a tutti. Elios, ma buongiorno. Avevi proprio ragione tu, ieri avevamo ipotizzato, dici, ma sarà andata a tagliare i capelli? E allora eccola lì, perché noi riusciamo a vedere la nostra Erika che in ferie ha approfittato per darci un taglio a questi capelli, Erika. Esatto. Brava. C'hai provato anche stamattina a dire no, non posso, devo andare al supermercato, non ci provare neanche che qua i nostri ascoltatori se no non ci ascoltano più. Dovevo andare a fare la spesa, ma c'era veramente troppa gente e allora ho detto preferisco fare la radio, ma la spesa la facciamo dopo pranzo. Allora buongiorno, cosa fa una ragazza in ferie tutta sola, soletta, con questa giornata? La vedo meravigliosa perché da te vedo sole e alberi verdi. Sì, stiamo pulendo la griglia per questa sera, grigliatona, sperando che il tempo sia capito. Danno un po' di nuvolo, quindi vabbè, vedremo. Dai, troppo bello. Volevo passare al dunque, cioè che cosa accade sto weekend? Io so che il venerdì è un po' importante della nostra pagina Facebook. E poi volevo fare anche i complimenti al Dante D, perché veramente il pozzo è assolutamente da consigliare. Vi ho stupito con questo Dante D. Bello, veramente bravissimo, visto anch'io, brava, confermo. Allora, come sempre mi raccomando, seguite la nostra pagina Biblioteche Civiche di San Giovanni, cliccate mi piace, seguiteci, vediamo. Allora, oggi come ogni venerdì, Pronti alle 5, perché esce la quarta puntata di In un mare di pari, la nostra web fiction. Come sempre ringraziamo Laura e Grazia per lo splendido lavoro che stanno facendo, per la bellissima storia scritta da Laura. E insomma, questi fari ci emozionano sempre ad ogni puntata. Comunque, oggi, vabbè, ve lo dico, dai. C'è anche, ho aggiunto la terza puntata poco prima delle 5, così ve la riguardate e poi alle 5, crack,
super puntata, la quarta, così almeno quarta di una lunga serie, di una lunga serie, sono... puntate sono... Siamo ancora indecisi se 8 o 9. Stiamo, sì, sì, perché ha ragione Erika, siamo in fase di produzione, perché questa web fiction, no, questo video racconto, nel senso che lo stiamo lavorando. Adesso stiamo lavorando sulla quinta puntata e nel senso che Grazia e Laura stanno ancora lavorando sulle sceneggiature, perciò man mano che mi arriva la sceneggiatura, Paolo fa il, perché Paolo Grande animatore di questo racconto, Paolo fa le animazioni e io faccio la regia. Però devo dire che è un lavoro meraviglioso, hai proprio ragione, bravissime Laura e Grazia, che hanno preso il testo, lo hanno riadattato perfettamente a quella che è la storia che può essere raccontata anche attraverso questa animazione. Bravissimi i colori che mette in campo Paolo e questa realizzazione dei fari e dei campanili che sono fantastici. Oggi posso dire una piccola chicca: oggi ci sarà un nuovo personaggio, ragazzi, oggi ci sarà un campanile su un cocuzzolo che non è della montagna ma è della collina, che sarà fantastico. Perciò vi invito a guardare questo bellissimo video racconto che Laura ci ha regalato per poterlo raccontare, regalare ai nostri utenti. Visto che ci siamo, mi raccomando alle 5 su Facebook, non dimenticate, lo ripetiamo ancora, alle 5 sintonizzate su Facebook della biblioteca. Vai Erika, una cosa importante, volevo salutare le persone, i nostri colleghi che oggi sono in biblioteca, che stanno lavorando, che ci stanno ascoltando. Ciao ciao, sì, e buon lavoro. Mi raccomando, fate i bravi. Ricordatevi, dovete telefonare per prendere l'appuntamento, per venire a ritirare i libri. Quando ricevete l'email di Pronti al Prestito, 02 24 96 88 00. Chiamate e c'è una persona che risponde, che vi darà un appuntamento per ritirare i libri. Ok, allora Erika, però so che oggi esce anche un trailer. Sì, alle 14 esce un trailer di Giovannino, un nostro caro amico che ne fa di cotte e di crude. Secondo me di Giovannini noi ne abbiamo tanti, di amici Giovannini che ci ascoltano. Quindi Giovannino per di giorno, sì. Giovannino per di giorno è l'ultimo prodotto realizzato in collaborazione Biblioteca dei Ragazzi, Cristina Meneguzzo, Barbara Zicolella, ed è il nuovo cartone animato che dal 3 di giugno sarà possibile vedere, consultare sul portale. Innanzitutto un cartone, un'animazione, ma soprattutto tutti i giochi, le proposte, i tutorial che ci sono dentro questo meraviglioso pacchetto Giovannino per di giorno. Ci sarà anche una novità, però la lascio poi alla curiosità di tutti, perciò vi volevo solo incuriosire. Sì, possiamo dire tutto. No. Non si può dire che non abbiamo dato in questi 10 minuti con Erika una vagonata di idee, di proposte. Erika, io vorrei fare un passo indietro alla puntata di ieri. Tu, vabbè, avevi deciso di andare tuo malgrado dal parrucchiere e quindi vabbè, ok. Però ieri c'è stata una puntatona dove sì, tu ti saresti divertita un sacco. Ieri abbiamo parlato di cartoni animati, fumetti, film d'animazione. Qual era il tuo, tu regina degli anni 80, qual era il tuo cartone animato o due, tre, insomma, citane qualcuno. Allora, proprio il mio preferito in assoluto è Piccola Flo.
non so, bello, bello. Quella bambina che con la famiglia partiva da Londra, in Londra, e doveva andare. Scusate, c'è qualcuno che ha il volume alto. Adesso non più, va bene. Ok. Quella famiglia che praticamente da Londra parte, va in nave in Australia e sono in mezzo al mare, insomma, tempesta, pioggia, fulmini, onde giganti, eh? La barca va in mille pezzi, loro si trovano, ovviamente tutta la famiglia si salva, si ritrova in questa isola deserta e ogni giorno ne hanno una nuova. Però sono bellissimi perché riescono a costruire questa casa su un albero, e riescono a fare il loro ufficello, insomma. Me lo ricordo, bello, piaceva anche a me quello. Il mio cartone preferito, che volevo dire anche in questi giorni c'era, quindi vabbè, anche se per la mia giovane età, comunque lo guardo ancora. No, troppo bello. Ascolta, ma tu invece tutti quei cartoni hai di Remy, quelle cose un po' più, come dire, emotivamente pregnanti. Sì, mi piaceva. Ci sei passata. Poi mi piaceva tanto che lo facevano sotto Natale, alla ricerca di Babbo Natale. Che mi piaceva tantissimo. Poi mi piaceva Pollon. Anche? Sì, Pollon, e, sì, bello. Pollon. Sì, noi avevamo tanti bei cartoni. Diciamo che li ho visti un po' tutti, Bello, 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 bello. Nel mio cuore, però, vabbè, il mio preferito resta sempre Piccola Flo. C'è niente da fare. Allora, noi però oggi abbiamo, ci hai mandato la canzone che non conosciamo, una roba nuova, giovine, diciamo. Non conoscevo i Pinguini Tattici Nucleari, perciò io di questo ti ringrazio, Erika, perché veramente possiamo anche ascoltare divertendoci questa meravigliosa canzone. Elios, la salutiamo perché la ragazza mi sa che deve andare a fare la spesa. C'ha da fare, se vuole mangiare stasera una spesa la devi fare, Erika, quindi ci vediamo e ti diamo appuntamento a giovedì prossimo, anche se sei in ferie. No, giovedì 10 minuti. Giovedì sarò in biblioteca, quindi faremo la diretta dalla biblioteca. Allora, grazie Erika, buona festa del 2, giusto? Possiamo già lanciare la festa del 2 giugno. Certo. Buona festa del 2 giugno e a giovedì prossimo. A voi, ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Eccoci rientrati in Biblio Boom, eccoci qua rientrati dopo i Pinguini Tattici Nucleari. Francesco, prima poi ci siamo messi a parlare con Erika e non abbiamo ancora detto l'argomento, diciamo, della nostra puntata. Un indizio era la prima canzone che abbiamo lanciato, che era Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers. Quindi Under the Bridge, che cosa ti fa venire in mente, Fra? I ponti e sopra i ponti l'autostrada. Vuoi parlare di autostrade oggi? Sotto i ponti la capra campa. No. Cosa mi viene in mente? Acqua, mi viene in mente il ponte come mezzo di connessione, mi viene in mente lo stare insieme. Il fiume. Allora, quindi oggi abbiamo provato a fare questa cosa, a fare una connessione tra libri o film o posti da consigliare che riguardano il fiume, tutto quello che può centrare con il fiume. In che modo il fiume può essere, come dire, in connessione tra e soprattutto metterlo in mezzo nelle attività culturali, perché il fiume veramente è stato da sempre il posto scelto per costruire le città più importanti hanno sempre un fiume. Anche Milano, che nel suo piccolo tra due fiumi ha i meravigliosi Navigli, ma di questo ne parliamo dopo. Ok, quindi per aiutarci in questa nostra avventura di oggi abbiamo invitato Barbara. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Buongiorno. Da Portogallo.
Buongiorno, buondì dal Portogallo. Sentite? La nostra inviata speciale. Eroi del mare, nobile popolo, nazione valorosa e immortale, innalza oggi di nuovo lo splendore del Portogallo. Fra le nebbie della memoria, o patria, si sente la voce dei tuoi nobili avi che ti guidi alla vittoria. Garrisce l'invitta barriera alla viva luce del tuo cielo. Grida l'Europa alla terra intera. Il Portogallo non è perito, bacia il tuo suolo in ginocchio. E qua si parte tutti insieme. Alle armi sulla terra e sul mare. Alle armi per la patria lottare. Contro i cannoni, marciare, marciare. Buon dia nuovamente. Buongiorno, ma questo è l'inno nazionale? Esatto. Dai, che bello. Dai, dai. Ed dai, è dai, bellissimo perché è collegatissimo con tutto quello che è la grande identità dei portoghesi, ossia l'acqua, il mare e il fiume. Senza dubbio, ecco, la città di Lisbona non sarebbe Lisbona se non fosse, cioè, il fiume, il Tago e Lisbona vivono in simbiosi, uno riflette l'altro. Naturalmente il Tago, attenzione, è il fiume della penisola iberica, nasce in Spagna, esatto, nei monti universali. Poi tutta una catena che si la porta praticamente a raggiungere, a finalmente incontrare l'oceano passando da Lisbona. Quasi 1000 chilometri, penso io. Comunque, il bello del Tago è proprio come c'è un rapporto di amore, senza dubbio, per come noi riusciamo a vedere, a vivere Lisbona, la luce che ci dà il Tago, quella luce bianca di cui sempre si parla, di queste viste meravigliose che possiamo vedere dalle zone più alte di Lisbona, dove naturalmente siamo quasi a riverbero del fiume, ci acceca praticamente, e però anche una storia anche di grandi sofferenze allo stesso tempo, perché se ritorniamo al grande terremoto che c'era stato nel 1755, dove Lisbona, praticamente è stato un terremoto seguito da un maremoto, e lì Lisbona è stata completamente cancellata dal Tago, perché è stata completamente portata via. E quindi c'è però questa 1755, terremoto Lisbona, vedi le immagini che ti escono, e io sto già googolando. E però ecco, e questo è un rapporto che comunque non li ha mai... forse è stato ancora di più l'amore di Lisbona verso questo fiume, che è stato naturalmente una delle grandi vie di comunicazione, sia a livello di commercio, a livello, cioè un fiume, l'acqua ti porta ovunque. Ed è bello proprio per questo. Ora, qui a Lisbona, quando volete venire, quando verrete, ne organizzano senza dubbio tour di tutti i tipi per andare sul Tago, ma il bello di questo, secondo me, la cosa più bella è proprio anche solo arrendersi a quelli che sono, che è il viaggio che ti fa fare il traghetto da una parte all'altra delle sponde, che è bellissimo. Io vivo ad esempio nella parte sud, la zona di Almada, Casillas, e quindi molte volte devo andare a Lisbona in traghetto ed è meraviglioso. Perché? Perché... naturalmente appena in contatto con l'acqua ci sentiamo parte di quella natura, e lo stress, ad esempio, ho provato ad andare a Lisbona una volta in macchina per lavoro, sui mezzi di trasporto, anche se mi piace tantissimo perché ascolto quello che dicono le persone invece di ascoltare musica, preferisco sentire cosa dicono, e sono discorsi stupendi che sono tra le persone che viaggiano, ma quando vado in traghetto è bellissimo. Perché? Perché mi riporto un po', mi sembra di essere quei grandi navigatori, no? Che immagino quello che loro vedevano mentre entravano a Lisbona, e quindi solo veleggiando, ad esempio, allora volendo questi tour questi velieri che sono sempre organizzati, ma anche proprio in traghetto noi riusciamo a vedere quelli che sono tutta la zona di Belen con il monumento alle scoperte, piuttosto che la torre di Belen. Ad esempio, in questo monumento alle scoperte ci sono i grandissimi navigatori come Enrico il Navigatore, Ferdinando Magellano, Vasco de Gama, che sono quelli più conosciuti in Italia. E il profumo che si sente, il delfino, ovviamente che siamo riusciti a rivedere,
e veramente creano un clima che è meraviglioso. Perché c'è da dire che il Tago sì, forma il suo estuario in questo grandissimo lago mare, diciamo. Allora, che questo che tu stai passando, lago mare, è quando quando arriva dalla Spagna, che si inoltra, che entra praticamente, supera la frontiera del Portogallo e quindi scende verso Lisbona, c'è una zona che si chiama Mare di Paglia, che praticamente è una zona in cui il Tago è ancora molto largo e addirittura lì immagino che organizzano anche per i bambini corsi di canoa piuttosto di kayak o corsi di vela, proprio in questa zona dove si riesce veramente, si ha molta possibilità di navigare ed è anche calmo. Dopodiché invece... No. Era questo mare di paglia, questo sorto di mare che tu hai parlato, Francesco, si chiama proprio così, mare della paglia, proprio perché è un piccolo mare, sotto dovrebbe essere una dozzina di chilometri di larghezza, e cosa fa? È proprio, viene chiamato di paglia dovuto a quei detriti vegetali che vengono trascinati dalla corrente, e quindi però è una zona proprio molto larga che poi invece si stringe fino ad arrivare quasi a 2 chilometri. Il diametro in sé per quando entra e quando passiamo quindi poi dal ponte famoso di cui stai parlando anche prima, il 25 d'aprile, e ci porta quindi ad ammirare quello che è la tassa di commercio di cui abbiamo già parlato anche ultimamente, cioè la zona centrale, la zona più storica di Lisbona, la zona che è stata ricostruita completamente a seguito di quel terremoto famoso del 1755, e quindi possiamo ammirare tutto e di più. Abbiamo praticamente, noi navighiamo e viviamo sul tempo la città, vediamo le persone che si muovono in città ed è meraviglioso. Dimmi. No, perché io vedevo naturalmente, come dici tu, googolando, preparandomi al viaggio da fare in Portogallo, ma c'è questa riserva naturale che è pazzesca, c'è un aspetto orografico che è meraviglioso, vedendo questo fiume che comunque è immenso, nel senso che è grandissimo, e come dicevi tu, mille chilometri e porta acqua da paura, e arriva in questa, come dire, prima di iniziare ad toccare Lisbona, c'è questo meraviglioso estuario, così che si chiama, ma com'è? Descrivicelo, perché veramente a vedere le foto è fantastico, è bellissimo. È una zona praticamente dove tu hai molta, a livello di vegetazione anche ne hai, perché naturalmente dobbiamo anche pensare a tutto il microclima e tutti quegli ambienti climatici che attraverso cui passa il Tago partendo dalla Spagna, no? Nascendo dalla sua sorgente, da quei monti, dai monti universali, e dove abbiamo questo bioclima, quindi di tutte queste regioni iberiche e mediterranee che lo caratterizzano molto. Quindi a livello anche di vegetazione, quello che poi trovi lì sono anche molte, diciamo, tutto quello che si porta dietro, da quei lecci, olivi selvatici, querce da sugo, tutto quello che troviamo mentre scende verso Lisbona, incluso anche corbettole, eriche, che ce ne sono tantissime. E questa zona qui... Si vede, non so se riesci a vedere da lì dove sei adesso su Google... E c'è ci sono delle rovine di un castello che si possono, che sono una delle, diciamo, dei punti dove si arriva appunto in questi, durante questi corsi, quando bambini, queste passeggiate in canoa, anche per i più piccoli e anche per i più grandi. Diciamo che se l'anno prossimo, quando si potrà viaggiare, il Portogallo avrà un picco di prenotazioni di gente che vuole andare a Lisbona, sapranno chi dovranno ringraziare. Ma guarda, comunque, io mi ricordo. Vogliamo la percentuale sulle prenotazioni per Lisbona. I libri. Beh, io avevo tante altre cose da dire. Continua. Tu continua, assolutamente, no, dicevo, la percentuale, se la mia parte la vorrei in libri. Ah, in libri? Sì, okay. No, beh, quello certo. Questo senza dubbio, ok. Ascolta, poi mi fai pensare adesso a tutti quei libri che ho in casa ancora della mia libreria italiana, ne ho più tantissimo. Ho fatto un attimino una svolta. Ritornando a tutto, immaginate che una volta mi ricordo che ero, per dire, il giorno, tutti i giorni, la vita di tutti i giorni,
se voi siete sportivi, come so che vi vedo sempre lì molto magretti e tutto, con sempre molta voglia di fare di tutto e di più, beh, ero, mi ricordo, in sessione di lavoro, arriva la mia collega un po' in ritardo dicendo: mamma mia, sono rotta, ho le braccia completamente rotte, cosa sei andata a fare? Fa: sono andata a fare stamattina, ho accettato l'invito di amici per andare a fare canottaggio a Belen. Ma come, sei andata per canoa? Sì, guarda, abbiamo attraversato, abbiamo fatto 2 miglia praticamente, siamo arrivati e poi sono andata, ma io non ce la facevo più di rimare. Quindi, sei del mattino, tutti a remare sul Tago prima di andare al lavoro. No, ma ragazzi, ma è bellissima una cosa così. Cioè, sì, ma non è indescrivibile. Figurati che in estate organizzano, io volevo, sono sempre qua che cerco di convincere mia figlia, fanno i 15 giorni per i bambini e per farli per la scuola di vela, dove si ritengono tutto il giorno, quindi attività solo sul Tago. Penso sia dai 7 ai 14 il gruppo di quelli dei più giovani. C'è di tutto e di più, cioè il Tago è veramente utilizzato per fare moltissime attività e quindi sì, vale la pena. Vi ricordate quando ai tempi dell'Expo 98, l'esposizione mondiale che c'è stata? Ecco, avevano creato, immaginate, c'era un traghetto che partiva dalla zona sud dove sono io, quindi la zona di Almada, che portava fino alla Expo, quindi ti faceva fare tutto il giro passando, arrivando proprio a vedere il ponte, poi Vasco da Gama, che ti portava là direttamente. Poi purtroppo l'hanno in 45 minuti un viaggio per fare 45 minuti arrivavi, di solito che ci metti in macchina, traffico un'ora e mezza, e si portava direttamente sul posto, alla Expo, arrivavi direttamente, entravi al porto praticamente principale, dove oltre ai turisti accoglievano anche quelli che lavoravano. Guarda, era meraviglioso. Era bellissimo. Purtroppo poi l'hanno tolto, sì. Dovrebbero, posso, forse, ecco, io... posso dire una cosa? Un'altra cosa che mi ha affascinato nella ricerca, perché Elios ha tirato fuori questo meraviglioso argomento oggi, che veramente, insieme ad Antonella, se non erro, Elios, vero? Oggi molto, l'idea è molto di Antonella. Ok, io sono andato un po' a vedere il fiume e ogni fiume ha dei meravigliosi ponti. C'è il Vasco da Gama, che è questo ponte che ha citato più volte Barbara, che è lungo quasi 12 chilometri, più o meno 12 chilometri, giusto? È lunghissimo, ed è bellissimo, 12.345 metri, perciò più di 12 chilometri. Ed è uno dei due ponti, perché poi ce n'è un altro che è il ponte del 25 aprile, che ha citato anche Barbara, che anche quello lì è 2 chilometri e mezzo, e unisce le due coste di questo mezzo mare, come l'abbiamo chiamato prima con Barbara, il mare di Fieno, li unisce, esatto. E sono meravigliosi. La natura diventa bella anche grazie a questi progetti di architettura meravigliose come il De Gama e il 25 aprile, che sono ponti che collegano la città. Fantastici. E figurati che il 25 aprile, oltre a percorrerlo in macchina, puoi anche andare in treno, cioè nella parte sottostante passa il treno, che infatti io di solito vado col trenino del ponte, che è fantastico, in un attimo arriva a Lisbona, e anzi lo stesso treno che si può prendere, puoi venire a questa parte, andare nelle spiagge qui vicino, quindi cioè, è veramente, sono opzioni, un ponte veramente ti dà delle grandi possibilità, oltre naturalmente al fascino di passare sotto un ponte. E Barbara, ascolta, abbiamo ancora poco tempo, è a dimostrazione del fatto che io e Francesco siamo due grandi sportivi, come tu hai detto, lo possiamo assolutamente confermare. Sì. Ti chiediamo che cosa si può mangiare, o un posto, esatto, tipico. Allora, io non vi molto, molto velocemente, Barbara. Sì, velocissimamente, da Lisbona prendiamo il traghetto e veniamo a Castiglias. Allora, googola ristorante Punto Final, è un ristorante con vista mozzafiato, perché tu hai tavolini sul molo, che praticamente stai aspettando, aspetta, fateci un là, sposti la sedia, cade dentro al Tago, cioè proprio ti buttano dentro, quindi è di questo. Però poi ti porterei anche dove io di solito vado, che è sempre dove arrivano i traghetti, appena esci ci sono lì, ti vendono tutti di più, e lì c'è il ristorante che si chiama Faro, e lì andiamo con crostacei, che non è mozzafiato ma è mozzafutto a questo punto, perché assi, cicozze, ostriche, vongole, granchi di mare, cannoliti, gamberi,
Gamberetti, tutta una famiglia con Elias, ma è possibile che dopo che abbiamo questi nostri collegamenti mi viene una voragine, non più fame, diventa di più. La cosa più assurda è che te ti mangi 5 mandorle. Io questa cosa che non riesco a mangiare giù. Ho mangiato le 5 mandorle delle 11, già fatto. E dopo aver mangiato tutte queste belle crostacei, cosa succede? Si sente sempre un po' l'ultimo buchino, sai quando ti manca ancora qualcosa? E allora perché non chiedere un prego, si chiama prego, proprio grazie a te, un prego cos'è? Un bel panino con dentro la bistecca o di maiale o di manzo che accompagni con una birra o insomma quello che stai bevendo. Ragazzi, quello è proprio per fare basta, ed è buonissimo. Basta. Con un libro pianziano dopo. Barbara, allora. E vi lascio una barzelletta. Vai. Un portoghese che va in Italia, entra al ristorante, arriva il cameriere e gli chiede: prego? Gli dice: prego? E lui: dois, por favor. L'avete capita? L'ho capito, anche se era importante, l'ho capito. Dai. Vai. E allora, poi lascio un libro bello. Il libro. Viaggio in Portogallo di Saramago. Dove distingo, e qui vi voglio, visto che dite che volete sempre fare dei viaggi, il viaggiatore dal turista. Voi siete viaggiatori, siete turisti. Nella mia famiglia ci sono mia moglie e uno dei miei figli che sono viaggiatori, io e l'altro mio figlio che siamo turisti. Perciò però alla fine facciamo i viaggiatori. Esatto, il viaggiatore qual è? È quello che scopre, dice Saramago, e il turista è quello che trova. Infatti Saramago fa un viaggio, parlando di sé sempre in terza persona, fa un viaggio in tutte le regioni del Portogallo e viene definito un rompiscatole autentico, per cui comincia a bussare anche alle porte dove secondo lui è bello vedere dentro c'è qualcosa che non è esposto, non si trova per caso, perché ed è incuriosito da qualsiasi cosa, ed è bellissimo. E vi lascio con questo bellissimo passaggio in cui dice: quando il viaggiatore si è svegliato, stava appena rischiarando, si è reso conto che non era stato il rumore della corrente del fiume a cullarlo. Pioveva, le gronde riversavano cateratte sulle mattonelle del terrazzo. Nei posti, dice, bisogna tornare, vedere quel che si è già visto, vedere di giorno quel che si è visto di notte, d'inverno quel che si è visto d'estate, con il sole ciò che si è visto con la pioggia. Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio sempre. Ciao Barbara! Ciao, ma soprattutto grazie per affrontare con noi questo viaggio, il viaggio di Biblioboom. Ciao! Ciao, grazie a voi! Ciao! Eccoci qui, siamo tornati dopo un gran bel viaggio in Portogallo e non ci siamo fatti scappare come nel nostro solito. Che figure che facciamo, Francesca? Alla fine andiamo a parare sempre lì, che cosa si mangia, cosa non si mangia, dove si può mangiare. Ma mi sembra... Mannaggia. No, scusa Elios, ma mi sembra la base. Bisogna partire da lì. Poi certo, la cultura, le cose belle, i ponti, il fiume. Però poi alla fine il mezzo di sostentamento in questi viaggi è il cibo. E secondo me arte, sì, cultura, i paesi la esprimono anche attraverso il cibo che propongono. Cosa che volevo dire, la magliettina meravigliosa che tu oggi indossi stamattina, che è la maglietta della sagra del totano del totano fritto, è meravigliosa, nel senso che sicuramente ci porterà in Liguria a vedere le cose meravigliose, tutta la sua natura, tutta la sua costa, tutte le sue belle spiagge, ma se poi alla sera mi trovo davanti ad una meravigliosa sagra del totano fritto, tu dimmi se accompagna o no un viaggio o una gita. No, non è che ti accompagna, te lo cambia proprio la tua gita fuori porta. Vuoi mettere con un tramezzino in autogrill o una sagra del totano fritto, vince facile, insomma. Francesco, ascolta, facciamo che proviamo anche noi a proporre molto velocemente, prima di chiamare Antonella, un paio di cose legate al fiume che possono trovare i nostri amici in biblioteca, nel nostro consorzio di biblioteca. Io avevo pensato a un paio di cose. Uno è un film che si intitola Wild di Jean-Marc Vallée. C'è una scena, praticamente un Into the Wild al femminile, di cui avevamo già
già parlato, c'è una scena di un fiume con lei che cammina dentro questo fiume con una colonna sonora di Simon & Garfunkel che è veramente veramente bello, quindi questo lo consiglio. E poi un'altra cosa, la prima, devo essere sincero, la prima cosa che mi è venuto pensando a qualcosa di cultura che c'entrasse con il fiume è stata una canzone di Fabrizio De André che è Fiume Sun Creek. Non so se ce ne hai un piccolo pezzo, bellissimo, bellissimo. Questa canzone qua è stupenda e ovviamente la potete ritrovare in un album che sicuramente abbiamo in biblioteca. Questo è stato il mio primo concerto della mia vita. Mi avevano portato i miei genitori a vedere un concerto di De André, il primissimo, e li ringrazierò per sempre perché poi purtroppo dopo poco ci ha lasciato. E ho fatto in tempo a vedere De André, è stato forse il concerto uno dei concerti che mi ricordo sicuramente con più piacere. Devo dire, comunque, che dobbiamo dire che De André non ha età, nel senso che se chiedi a Paolo, il ragazzo sedicenne, il suo autore, il cantante, poeta preferito è Fabrizio De André. Noi stiamo parlando di un ragazzino che e quando ascolta De André è tutta un'altra storia. Certo, c'è stata una preparazione per arrivare a questo, però la scelta poi è caduta su De André. Anch'io non ho avuto mai il piacere di andare ad un suo concerto, ma li ho tutti. Sì, viene un po' di nostalgia a pensare a questo grande personaggio, però... genovese. Certo, però diciamo che poi tu avevi fatto questa cosa meravigliosa sui navigli milanesi, perché Milano non ha fiumi accanto. Vicino ha il Ticino e poi dall'altra parte l'Adda. Ma i milanesi con Leonardo da Vinci si sono inventati che cosa? Infatti, perché comunque va bene il Tago, il Portogallo e tutto, ma anche noi non scherziamo, noi abbiamo il Naviglio con le chiuse che si dice, non è certo, però è molto probabile che le chiuse che sono state fatte sul Naviglio Martesana, detto anche Piccolo Naviglio, siano state progettate da niente poco di meno che Leonardo da Vinci nel 1450-1460. E poi si può anche dire che per grandi e piccini che è possibile fare delle gite in bicicletta sui navigli fantastici. Io non so se tu l'hai mai fatto, io avevo fatto un pezzo di Martesana tanti anni fa in bicicletta e si vedono degli scorci bellissimi. Ne vale veramente la pena. Poi c'è la pista ciclabile Villoresi che è lunga 22 chilometri, Garbagnato. Sì, intorno ai navigli hanno realizzato veramente un sacco di cose meravigliose. Sicuramente l'aspetto naturalistico, che è quello tipico della Lombardia, perciò ti puoi attraversare attraverso una pista ciclabile una risaia, per esempio, puoi addentrarti e man mano che arrivi in città arrivi in quei posti che in questo periodo sono stati anche abbastanza molto nominati per via della movida, no? No, sui navigli ci sono tutti i locali dei milanesi per l'aperitivo, per la pericena. Posti veramente gettonati, posti veramente per la movida non solo dell'aperitivo ma anche per le serate per i ragazzi e non solo sui giovani, dei giovani su questi posti. I navigli comunque acqua, l'acqua rasserena. Questo fluttuare qua di bolle, di cerchi, meravigliosi, sì. Come diceva anche prima la nostra amica Barbara, che il fiume comunque veramente accompagna serenamente. E comunque non fare il furbo, perché nelle foto che si vedevano l'altro giorno ai telegiornali in cui c'erano tutti gli assembramenti, io ti ho visto nella movida dei navigli con il tuo succo al mirtillo, ho beccato. E anche con la tua birra analcolica, perché veramente i due tipi più strani fanno queste cose qua, le 5 mandorle alle 11 e poi il mirtillo alle 5 accompagnato da te con una birra analcolica. Però io passerei immediatamente al prossimo brano e poi Antonella con il meraviglioso Tamigi.
Eccoci ritornati, prendo io la linea, potresti prendere tu Francesco con le tue mandorle. Ma no, ma non sto mangiando piena, mandorle, assolutamente, ma dai, cosa dici? Alle 11, no, è un po'... No. Il, com'era il time tea? Il time il tea? Il, sì, afternoon tea, 5 ecco. O'clock tea. E così annunciamo la nostra inviata specialissima da Londra. Buongiorno Anto. Good morning boys. Ciao Antonella, come stai? How are you? Sto bene, voi tutto ok? Sì, sì, tutto, tutto a posto, grazie. Come vai a Londra? Bene, bene, siamo, cioè, praticamente troveremo penso nella fase 2 lunedì anche noi, anche se qui sembra che siamo già entrati da un po' in realtà, e riapriranno le scuole l'8 di giugno, quindi io settimana prossima torno a lavorare, Aia. Però saranno part time e quindi vedremo appunto come questo è come andrà. Dai. Sì, speriamo bene. Anto, ma come, anche a voi. Ma come funziona lì? Quando è che iniziano le vacanze estive? Noi in realtà le scuole qui finiscono alla fine di luglio e iniziamo le vacanze quindi alla fine di luglio fino all'inizio di settembre. In genere sono 6 settimane. Per cui per quello hanno avuto premura anche di far tornare i ragazzi un po', diciamo, a scuola, eccetera. Ma sai, Fra, che mi sa che siamo gli unici noi in Italia che abbiamo 3 mesi di ferie per le scuole. No, però io credo che in altri... Ho delle amiche in Inghilterra dove però fanno le 2 settimane, fanno qua più o meno una settimana al mese per renderla la scuola meno pesante, cioè nel senso, invece noi non abbiamo... Abbiamo le stesse vacanze che avete voi in Italia, ma le nostre diciamo che sono... spezzettate durante l'anno, quindi in ottobre abbiamo 2 settimane, poi ne abbiamo 2 settimane a Natale, 1 settimana a febbraio, 2 settimane a Pasqua, 1 settimana a maggio, fine maggio, e poi le 6 settimane in estate. Diciamo che abbiamo in mezzo trimestre, che sarebbero 6-7 settimane, quindi ogni 6-7 settimane abbiamo una vacanza che secondo me ci sta anche sia per i genitori, che magari sai, avere a casa i ragazzi tra i media fino d'estate, forse è meglio averli organizzati in altro. Allora, Anto, oggi è veramente affascinante e grazie per questo, come dire, lo stimolo all'argomento di stamattina, perché sappiamo che è partito da te. Abbiamo fatto un viaggio a Lisbona con il fiume Tago, che è stato raccontato in maniera dettagliata, minuziosa e particolareggiata dalla nostra Barbara, però noi oggi in questo momento ci addentriamo nel fiume che taglia Londra, che la divide in due. Esatto, parleremo del Tamigi, che Tamigi diciamo appunto ha un ruolo importantissimo soprattutto per Londra, perché come hai detto tu spezza la città a metà, quindi orizzontalmente divide Londra da nord a sud, e infatti cioè, tutti noi londinesi quando parliamo anche ci riferiamo sempre al fiume, al nord del fiume, a sud del fiume, vuol dire stai a nord, stai a sud, eccetera, per cui è un po' un riferimento per tutti, e è sempre stato importante in passato, eccetera, però la cosa più bella appunto secondo me sono i ponti, avete parlato anche dei ponti, i ponti che ci sono a Londra sono bellissimi, a parte la costruzione, architettura, sono tutti diversi eccetera, hanno tutti dei significati diversi, però sono proprio un simbolo, diciamo un emblema anche della città londinese, e io consiglierei appunto la crociera, una mini crociera sul Tamigi. Se venite a Londra dovete farla per forza, soprattutto d'estate, perché è bellissimo. Io ho portato mia mamma la scorsa estate quando è venuta, era la prima volta che c'era stata, le è piaciuto tantissimo, anche perché poi parte praticamente da uno dei ponti principali, il Westminster Bridge, proprio vicino alla Casa del Parlamento, e dove c'è London Eye, cioè la ruota, quella famosa di Londra,
Per cui partendo già da lì, cioè, avete davanti due colossi, cioè proprio dei monumenti che si guardano benissimo. E poi proseguendo con la crociera si passa praticamente tutte, diciamo, le costruzioni più famose che ci sono anche qui a Londra. Quindi si può vedere lo Shard, si può vedere la cattedrale di St. Paul, la Tate Modern, che è un museo famoso. Si vede il Globe Theatre, che è un teatro famoso dove Shakespeare praticamente ha cominciato lui a fare, sai, le sue opere, diciamo, e ancora adesso è uno dei teatri un po' più famosi che c'è a Londra. E poi, cioè, si vedono tutti questi grattacieli, si vedono palazzi vecchi che hanno tutti praticamente una storia in sé. Quindi secondo me è una maniera bellissima per conoscere anche Londra in un sul fiume, cioè navigando. E io adesso sto sbirciando mentre tu parli, appunto, i ponti di Londra, che poi è incredibile perché ce ne sono alcuni imponenti che raccontano un po' proprio la storia di Londra, ma ce ne sono alcuni anche moderni. Adesso tu mi cazzerai, già lo so, sulla pronuncia. Battersea, no, bravo, bravo. Andiamo. Ha studiato. Sì, infatti, non ti dico i voti che avevo al liceo. Che è una costruzione moderna, incredibile. Dopo veramente tutti i nostri ascoltatori a segnarselo, questo ponte è unico, è proprio una, con tutte delle curve, delle esatto, costruzioni incredibili. Sono tutti pezzi d'arte, sia vecchi che moderni, eccetera. Poi c'è anche il Millennium Bridge, che questo qui è un ponte dove si passa solamente a piedi, che l'hanno chiamato il Wobbly Bridge, Wobbly perché si muoveva un po', perché praticamente è sostenuto, sai, così, per cui quando passi sopra vibra un pochino. E praticamente si fa parte da St. Paul Cathedral e poi arriva alla Tate Modern. Quando tu cammini su questo ponte arrivi proprio al museo della Tate Modern. Bello. Quindi lo consiglio da fare anche questo, perché praticamente cammini proprio sopra il Tamigi e vedi, cioè, tutte le cose intorno a te, tutte queste cose bellissime da vedere. E poi un'altra cosa sono i tramonti. Una cosa che c'è qui a Londra, non so come mai, sono i tramonti che poi sul Tamigi sono una cosa pazzesca da vedere. Quindi se vi capita ancora di venire a Londra e fate una passeggiata sul ponte o lungo il Tamigi di sera, perché potete fare delle foto stupende con i tramonti che ci sono, quindi è bellissimo. No, ma sicuramente io prenoto. Anch'io. Io vengo a trovarti, Antonella, è ufficiale. E poi, volete una curiosità? Vabbè, ma ci sono stati sempre tanti artisti che hanno scritto, hanno parlato del Tamigi, dei ponti. Ma uno dei un pittore famosissimo, Claude Monet, ha pitturato appunto il Tamigi, ha dipinto il Tamigi ben 3 volte in uno dei suoi quadri, quindi, cioè, è sempre stato stimolo per tanti artisti, capito? Quindi per scrittori, pittori, eccetera, perché logicamente ha sempre avuto questo fascino. Allora, vengo a Londra, faccio il ponte, faccio un giro, seguo il Tamigi, ma c'è un posto lungo il Tamigi gettonato, frequentato, dove tu ci consiglieresti di assolutamente andare, ma anche a pernottare, un quartiere lungo il Tamigi che secondo te va assolutamente calcato? Ci sono tantissimi posti. London Bridge, vicino London Bridge, è una bella area perché ti trovi in centro ma sei ancora vicino al sud, quindi è una bellissima zona per girarsi in giro, ma tutte le zone vicino al fiume sono zone bellissime, sono zone altamente turistiche, quindi trovi di tutto. E non saprei cosa consigliarvi, perché sono tutte belle come zone da scegliere, e poi perché sono molto vicine, quindi vi trovate. Il centro di Londra è molto non è molto grande, capito? È più grande la città intorno, però il centro di Londra è molto facile da girare, si può anche andare a piedi. Infatti tanti turisti tante volte usano i mezzi, eccetera, però
se guardano la cartina, se riescono a orientarsi con la cartina, è molto facile da viaggiare anche, diciamo, a piedi, quindi da, si trovi da un posto all'altro facilmente nel centro, proprio nel centro di Londra, quindi ve lo consiglio. Anto, io ho una curiosità che non c'entra con i ponti, però dai, una piccola parentesi, toglimela, ma tu sei mai riuscita a vedere la regina? No, non l'ho mai. Non l'hai mai invitata a scuola da voi? Non l'avete mai? Perché lei tante volte va in giro anche vestita normalmente, quindi uno magari non se ne rende conto. Ah, no, dico magari. No, scusami, apro e la chiudo, perché è una curiosità, dico, chissà l'anto con la regina, il rapporto. Non ho quel rapporto proprio. Invitata alla prossima puntata, Francesco, magari accetta. Elios, con il nostro inglese non andiamo da nessuna parte. La regina è minuziosa. Infatti invitiamo anche Antonella. Comunque oggi vi volevo consigliare, per mangiare, appunto, se fate una gita al fiume, siete così in giro come turisti lungo il Tamigi, vi consiglio di assaggiare i sausage rolls inglesi, che praticamente sono delle tortine di pasta sfoglia che riempiono con della carne tipo di salsiccia, eccetera, però sono molto 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 buoni, e è una cosa che gli inglesi mangiano tantissimo quando sono fuori a pranzo, se vogliono mangiare qualcosa di veloce, eccetera, o lo usano anche quando fanno feste, eccetera, così come piccoli pezzettini, bocconcini così da mangiare. E anche i famosi pies inglesi. I pies sono delle torte sempre di pasta sfoglia che riempiono, che possono essere sia salate che dolci. A me piacciono tantissimo quelle dolci, e una delle mie preferite che ho assaggiato, una delle prime volte che sono venuta a vivere qua, che li trovi in tutte le panetterie eccetera della zona, era quello con riempite di ciliegie. Quindi buonissima, è una cosa semplicissima, però è sempre una cosa che fa piacere mangiare, diciamo. È tipica inglese, una cosa proprio tipica inglese. Abbiamo un minuto, Anto, abbiamo solo un minuto. Un minuto, un libro che vi consiglio. Allora, ci sono tantissimi libri che parlano del fiume. Io ho voluto scegliere questo libro perché è un romanzo che è stato fatto appunto lungo le, che parla del fiume del Tamigi vicino alla zona di Greenwich. È una storia un po' un thriller, che è la storia di questa signora che ha questa casa stupenda, appunto. Aspetta, diciamo il titolo, Anto. Scusa, il titolo è La casa sul fiume. E Penny Hancock è la scrittrice. E so che ne avete anche uno voi in biblioteca, io sempre mi assicuro che ne avete uno, così almeno la gente, se lo vuole leggere, può leggerlo. E è una bellissima storia, molto appunto thriller, di questa donna un po' ossessionata che ha questa grandissima casa sul fiume, si sente un po' sola e finisce per rapire suo ragazzo, che è un amico di famiglia, che viene a casa sua, e succedono appunto tante cose che succedono. Dovete leggere il libro, non vi racconto tutta la trama, però ci sono bellissime descrizioni del fiume del Tamigi in diverse stagioni, quindi è molto bello anche per quello. Va bene, questo era il mio consiglio settimanale. Grazie. Come è sul pezzo la nostra Antonella, anche nel titolo, La casa sul fiume, proprio non poteva scegliere cosa migliore. Grazie Antonella. Un piacere. Francesco, non ti sentiamo più. Ma soprattutto si assicura che sia un libro leggibile anche dalle nostre che lo si può trovare nelle nostre biblioteche, si può leggere anche da noi. Perciò Antonella, minuziosissima, ti ringraziamo. Un piacere, grazie a voi. Niente, chissà cosa ci porterà la prossima settimana. Assolutamente, chiudiamo gli occhi. Ci sentiamo. Ciao Anto, a giovedì. Ciao ragazzi. Ciao Anto. Ciao a tutti. È così, con alle spalle questo rock pazzesco alla Ligabue, Urlando contro il cielo. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata, Elios. Eh sì, anche oggi è andata, anche il nostro
settimanale in giro per il mondo, siamo tornati indietro, siamo tornati a casa, continueremo a viaggiare con la fantasia per questa settimana e veramente andate a curiosare tutti i posti che ci hanno raccontato le nostre amiche Barbara e Antonella, perché ne valgono veramente veramente la pena. Poi chissà, magari qualcuno un giorno, visto che non sono viaggi improponibili, stiamo parlando di Portogallo e Londra, potrà prendere spunto dalle idee che sono state lanciate in questa trasmissione e programmare un viaggio e andare a degustare, a vedere, a guardare, a fare le cose che ci hanno raccontato Barbara e Antonella rispetto alle due città. Noi vi salutiamo, abbiamo sforato come al solito, però siamo felici. Fammi solamente dire, sì, i titoli di oggi. Grande, sì. Allora, primo titolo, viaggio in Portogallo di Saramago, poi una musica Fabrizio De André, è proprio così il titolo dell'album, film Wild di Jean-Marc Vallée, poi andiamo avanti, Antonella, La casa sul fiume di Penny Hancock. Okay, anche Barbara aveva consigliato un libro. L'ho detto. Ok, a posto. Vabbè, ero distratto dalle mandorle, perdonami. Allora, ragazzi, un privilegio. 21esima, la chiudiamo qua. Biblioboom, Elios, Francesco. Prossima diretta giovedì, settimana prossima. Ciao a tutti.